Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il giovedì 17 di giugno del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Noi oggi continueremo a leggere la parola di Dio e devo dire che oggi noi leggeremo gli ultimi due capitoli del libro dei Giudici, quindi capitolo 20 e capitolo 21. Da domani, venerdì, noi incominceremo un altro libro della parola di Dio, ma non vogliamo perdere appunto oggi questa importante parte del libro dei Giudici, che è la conclusione, capitolo 20 e capitolo 21. Non perdere nessuna puntata, inoltre, oltre a leggere la parola di Dio, prega con me. Noi preghiamo con Alba Nuova in questo periodo estivo, il lunedì, mercoledì e venerdì sempre alle 7 del mattino. Leggiamo la parola di Dio, Giudici capitolo 20 fino al capitolo 21. Allora, tutti i figli di Israele uscirono da Dan fino a Beersheba e al paese di Galaad e la comunità si raccolse come un solo uomo davanti al Signore a Mispa. I capi di tutto il popolo e di tutte le tribù di Israele si presentarono all'assemblea del popolo di Dio in numero 400.000 fanti capaci di usare la spada. I figli di Beniamino udirono che i figli di Israele erano saliti a Mispa. I figli di Israele dissero: «Parlate, come è stato commesso questo delitto?» Allora il Levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero giunto con la mia concubina a Gibea di Beniamino per passarvi la notte. Ma gli abitanti di Gibea insorsero contro di me e circondarono di notte la casa dove stavo. Avevano l'intenzione di uccidermi, violentarono la mia concubina e lei morì. Io prese la mia concubina, la feci a pezzi che mandai per tutto il territorio della eredità di Israele, perché costoro hanno commesso un delitto e una infiamma in Israele. Eccovi qui tutti, o figli di Israele, dite qui il vostro parere e che cosa consigliate di fare». Tutto il popolo si alzò come un solo uomo e disse: «Nessuno di noi tornerà alla sua tenda, nessuno di noi rientrerà in casa sua. Ecco ora quel che faremo a Gibea. La saliremo, tireremo a sorte chi deve incominciare. Prenderemo in tutte le tribù di Israele 10 uomini su 100, su 1000 e 1000 su 10.000, i quali andranno a cercare dei viveri per il loro popolo affinché il loro ritorno a Gibea di Beniamino sia trattata secondo tutta l'infamia che ha commessa in Israele». Così tutti gli uomini di Israele si radunarono contro quella città, uniti come se fossero un solo uomo. Le tribù di Israele mandarono degli uomini in tutte le famiglie di Beniamino a dire: «Che delitto è questo che è stato commesso in mezzo a voi? Consegnaci dunque quegli uomini, quelli scellerati di Gibea, perché li mettiamo a morte e togliamo il male da Israele». Ma i figli di Beniamino non vollero dare ascolto alla voce dei loro fratelli e i figli di Israele. I figli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gibea per andare a combattere contro i figli di Israele. Il censimento che in quel giorno si fece dei figli di Beniamino usciti dalla città fu di 26.000 uomini capaci di usare la spada, senza contare gli abitanti di Gibea, che erano 700 uomini scelti. Fra tutta questa gente c'erano 700 uomini scelti, che erano mancini. Tutti costoro potevano lanciare una pietra con la fionda a un capello senza fallire il colpo. Si fece pure il censimento degli uomini di Israele, non compresi quelli di Beniamino, ed erano in numero di 400.000 uomini capaci di usare la spada, tutta gente di guerra. I figli di Israele si mossero, salirono a Betel e consultarono Dio dicendo: «Chi di noi salirà per primo a combattere contro i figli di Beniamino?» Il Signore rispose: «Giuda salirà per primo». L'indomani mattina
I figli di Israele si misero in marcia e si accamparono presso Gibea. Gli uomini di Israele uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di loro presso Gibea. Allora i figli di Beniamino uscirono da Gibea e in quel giorno stesero al suolo morti 22.000 uomini di Israele. Il popolo e gli uomini di Israele ripresero animo, si disposero di nuovo in ordine di battaglia nel luogo dove si erano disposti il primo giorno. I figli di Israele salirono e piansero davanti al Signore fino alla sera e consultarono il Signore dicendo: «Devo continuare a combattere contro i figli di Beniamino, mio fratello?» Il Signore rispose: «Salite contro di loro». I figli di Israele attaccarono i figli di Beniamino il giorno appresso. I beniamiti una seconda volta uscirono da Gibea contro di loro e stesero al suolo morti altri 18.000 uomini dei figli di Israele, tutti capaci di usare la spada. Allora tutti i figli di Israele e tutto il popolo salirono a Betel, piansero e rimasero là davanti al Signore. E digiunarono quel giorno fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. I figli di Israele consultarono il Signore. L'arca del patto in quel tempo era là. E Finéas, figlio di Eleazar, figlio di Aarone, ne faceva allora il servizio e dissero: «Devo continuare ancora a combattere contro i figli di Beniamino, mio fratello, o devo cessare?» Il Signore rispose: «Salite, poiché domani ve li darò nelle mani». Così Israele tese una imboscata intorno a Gibea. I figli di Israele salirono per la terza volta contro i figli di Beniamino e si disposero in ordine di battaglia presso Gibea come altre volte. I figli di Beniamino, usciti per affrontare il popolo, si lasciarono attirare lontano dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere come le altre volte alcuni del popolo di Israele per le strade, dei quali una sale a Betel e l'altra a Gibea per la campagna, e ne uccisero circa 30. Allora i figli di Beniamino dissero: «Eccoli sconfitti davanti a noi come la prima volta». Ma i figli di Israele dissero: «Fuggiamo e attiriamo lontano dalla città sulle strade maestre». Tutti gli uomini di Israele abbandonarono la loro posizione e si disposero in ordine di battaglia a Baal Tamar, mentre l'imboscata di Israele si slanciò fuori dal luogo dove si trovava Mare Gibea. 10.000 uomini scelti in tutto Israele giunsero davanti a Gibea. Il combattimento fu aspro e i beniamiti non si accorgevano del disastro che stava per colpirli. Il Signore sconfisse Beniamino davanti a Israele e i figli di Israele uccisero quel giorno 25.100 uomini di Beniamino, tutti capaci di usare la spada. E i figli di Beniamino si accorsero di essere sconfitti. Infatti, gli israeliti avevano ceduto terreno a Beniamino perché confidavano nell'imboscata che avevano tesa contro Gibea. Quelli dell'imboscata si gettarono prontamente su Gibea, avanzarono e passarono al filo di spada l'intera città. C'era un gran segnale convenuto fra gli uomini di Israele e quelli dell'imboscata. Quelli dovevano far salire dalla città un segnale di fumo. Gli uomini di Israele avevano dunque voltato le spalle nel combattimento e quelli di Beniamino avevano cominciato a colpire e uccidere circa 30 uomini di Israele. Essi dicevano: «Certo, li abbiamo sconfitti come nella prima battaglia». Ma quando il segnale, la colonna di fumo, cominciò ad alzarsi dalla città, quelli di Beniamino si voltarono indietro ed ecco che tutta la città salivano le fiamme verso il cielo. Allora gli uomini di Israele si voltarono a quelli di Beniamino, furono spaventati vedendo il disastro che piompava loro addosso. Essi voltarono le spalle davanti agli uomini di Israele e presero la via del deserto
ma gli assalitori si misero alle loro carcagna e uccidevano sul posto quelli che uscivano dalla città. Circondarono i beniamiti, li inseguirono, furono loro addosso dovunque si fermavano, fino di fronte a Gibea, dal lato dove nasce il sole. Caddero dei beniamiti 18.000 uomini, tutta gente di valore. I beniamiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto, in direzione del masso di Rimmon. Gli israeliti ne uccisero per le strade 5.000. Poi continuarono l'inseguimento fino a Gibeon e ne colpirono altri 2.000. Così il numero totale dei beniamiti che caddero in quel giorno fu di 25.000, tutta gente di valore capace di usare la spada. 600 uomini che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto in direzione del masso di Rimmon vi rimasero 4 mesi. Poi gli israeliti tornarono contro i figli di Beniamino, li passarono a filo di spada, dagli abitanti delle città al bestiame, a tutto quello che vi si trovava, e diedero alle fiamme tutte le città che trovavano. Parola del nostro Signore. Ora noi leggeremo l'ultimo capitolo del libro dei Giudici, Giudici capitolo 21. Quindi facciamo attenzione e ringraziamo il Signore per la sua parola. Giudici capitolo 21. Gli uomini di Israele avevano giurato a Mispa dicendo: nessuno di noi darà la sua figlia in moglie a un beniamita. Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera in presenza di Dio, alzando la voce, pianse dirottamente e disse: Signore, Dio di Israele, perché mai è avvenuto questo in Israele? Perché oggi c'è in Israele una tribù di meno? Il giorno seguente il popolo si alzò di buon mattino, costruì là un altare e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. I figli di Israele dissero: chi è fra tutte le tribù di Israele che non sia salito all'assemblea davanti al Signore? Poiché avevano fatto questo giuramento solenne contro chiunque non fosse salito in presenza del Signore. A Mispa quel tale dovrà essere messo a morte. I figli di Israele ebbero pietà di Beniamino, loro fratello, e dissero: oggi è stata soppressa una tribù di Israele. Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, visto che abbiamo giurato nel nome del Signore di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie? Dissero dunque: qual è fra le tribù di Israele quella che non è salita in presenza del Signore a Mispa? Ed ecco che nessuno di Iabes in Galad era venuto all'accampamento, all'assemblea. Poiché ha fatto il censimento del popolo, si trovò che là non vi era nessuno degli abitanti di Iabes in Galad. Allora la comunità mandò a 12.000 uomini fra i più valorosi e diede loro quest'ordine: andate e passate a filo di spada agli abitanti di Iabes in Galad con le donne e i bambini. Farete questo, voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo. Quelli trovarono fra gli abitanti di Iabes in Galad 400 fanciulle che non avevano avuto relazione carnale con gli uomini e le condussero all'accampamento a Silo, che è nel paese di Canaan. Tutta la comunità inviò dei messaggeri per parlare ai figli di Beniamino che erano al masso di Rimmon, per annunziare loro la pace. Allora i beniamiti tornarono e furono loro date le donne di Iabes in Galad, a cui era stata risparmiata la vita, ma non ne fu abbastanza per tutti. Il popolo dunque ebbe pietà di Beniamino, perché il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù di Israele. Gli anziani della comunità dissero: come faremo a procurare delle donne ai superstiti, visto che le donne beniamite sono state distrutte? Poi dissero: quelli che sono scampati rimangono in possesso di ciò che apparteneva a Beniamino, affinché non sia soppressa una tribù in Israele. Ma noi non possiamo dar loro
le nostre figlie in moglie, poiché i figli di Israele avevano giurato dicendo: maledetto chi darà una moglie a Beniamino. Allora dissero: ecco, ogni anno si farà una festa in onore del signore Silo, che è a nord di Betel, a oriente della strada che sale da Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebna. Diedero quest'ordine ai figli di Beniamino: andate e fate un'imboscata nelle vigne. State attenti, e quando le figlie di Silo uscirono per andanzare in gruppo, sbucherete dalle vigne, ciascuno rapirà una delle figlie di Silo per prenderla in moglie, e ve ne andrete nel paese di Beniamino. Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a lamentarsi con noi, noi diremo: dacele per favore, poiché in questa guerra non abbiamo preso una donna per uno. Inoltre, non siete voi che gliele avete date. In quel caso, voi sareste colpevoli. I figli di Beniamino fecero a quel modo. Si presero delle mogli secondo il loro numero. Fra le danzatrici li rapirono, poi partirono e tornarono nella loro eredità. Ricostruirono le città e vi stabilirono la loro dimora. In quel medesimo tempo i figli di Israele se ne andarono di là e tornarono ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia, ciascuno nel luogo della sua eredità. In quel tempo non c'era re in Israele e ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Parola del nostro Signore. Noi non vogliamo fare quello che ci pare meglio, noi vogliamo fare quello che al Signore piace. E io prego che questa parola, Libro dei Giudici, possa aver insegnato per la tua vita quello che noi dobbiamo fare, ma soprattutto quello che noi non dobbiamo fare. Noi dobbiamo essere un popolo consacrato, un popolo obbediente, un popolo che ascolta la voce di Dio. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Io ti do l'appuntamento per domani, quando noi incominceremo il libro molto bello, una delle storie più belle della parola di Dio, il libro di Ruth. Quindi non mancare domani, quando noi leggeremo la parola del nostro Signore. Io ti abbraccio fortemente, ti do un santo bacio, che la grazia del Signore stia nella tua vita, nel nome di Gesù.